nel concerto dei solisti del Teatro La Fenice di Venezia, presso il Teatro Tullio Serafin di Cavarzere, il 10 dicembre scorso, si è conclusa l'edizione autunnale della manifestazione L'Opera Metropolitana. L'Opera Metropolitana è un progetto finalizzato a diffondere la cultura musicale nel territorio veneziano, che nasce nel 2014 dalla collaborazione tra Fondazione di Venezia e Fondazione Teatro La Fenice. Che è un'iniziativa alla quale la Fenice crede moltissimo, perché la Fenice non è solo il teatro di Venezia, la Fenice è il teatro di tutto il suo territorio. Per noi Venezia non finisce col Ponte della Libertà, ma è veramente tutto il bacino di questo territorio, da dove proviene già molto del nostro pubblico. E quindi è nostro interesse e nostro profondo piacere, quando programmiamo le nostre attività, tenere sempre salve alcune date, perché oramai alla Fenice c'è spettacolo ogni sera dell'anno, per poter venire qui a Chioggia ed anche in altri luoghi dove andiamo per questa iniziativa. I singoli eventi si svolgono grazie al sostegno di 4 fondazioni di comunità, che rappresentano il principale strumento di intervento della Fondazione di Venezia sul territorio. La Fondazione Clodiense Onlus opera sul territorio di Chioggia, Cavarzere e Cona. Gli obiettivi fondamentali che ci siamo dati sono duplici. Uno è quello del rendere la possibilità anche al pubblico di fuori Venezia di poter fruire più facilmente delle nostre produzioni, delle nostre attività, senza necessariamente doversi recare a Venezia al Teatro La Fenice. La seconda, chiaramente, è anche quella di agevolare in qualche modo il contatto con alcuni organizzatori o alcuni uffici del Teatro La Fenice, per permettere appunto la maggiore semplicità nel raggiungere il teatro per poter assistere direttamente ad alcune delle nostre produzioni. A Chioggia il progetto ha preso avvio con una conferenza con ascolto su una delle opere liriche più popolari di ogni tempo, Norma di Vincenzo Bellini. Nell'Aula Magna di Palazzo Grassi, il 18 ottobre, il musicologo Mario Merigo ha tenuto un'interessantissima relazione sugli aspetti più inediti e particolari di quest'opera. A completamento della lezione-conferenza dedicata a Norma, una settimana più tardi, sempre presso l'Aula Magna di Palazzo Grassi, è stato proiettato il video completo dell'opera belliniana. L'11 novembre, presso l'Auditorium San Nicolò di Chioggia, si è tenuto un concerto dell'orchestra del Teatro La Fenice. Diretti dal maestro concertatore Roberto Baraldi, i musicisti hanno eseguito musiche classiche di autori vari. Come novità del programma, il 29 novembre, una speciale lezione concerto dedicata agli studenti delle scuole superiori è stata tenuta dal quintetto di ottoni del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia. L'iniziativa ha avuto molto successo tra il pubblico, grazie anche alla simpatia e alla spontaneità dei 5 giovani musicisti del Conservatorio. L'Opera Metropolitana rientra a pieno titolo nel calendario annuale delle attività culturali proposte dalla Fondazione Clodiense Onlus per il territorio di Chioggia, Cavarzere e Cona. Un progetto che sta crescendo e che si auspica riesca sempre più a coinvolgere la cittadinanza a tutti i suoi livelli. Lo spirito di questa iniziativa è proprio quello di avvicinare la gente, le persone, alla musica classica e all'opera lirica, rompendo quel paradigma per cui un certo tipo di musica è destinato solo ad un'élite.